Libero in 3 minuti, in super sintesi, come si presenta la giornata che inizia? Allora, quella tra il comune di Roma e gli occupanti abusivi di immobili, i ladri di case, è una grande storia d'amore e, come cantava Venditti, certi amori non finiscono. Quindi c'hai centinaia, forse migliaia di immobili occupati abusivamente. Hai una situazione in cui piano di sgomberi, non si sa. Hai una situazione in cui, se non ci fosse qualche giornale libero che pone il problema, la trasmissione di Mario Giordano, meritoria, le denunce di Confedilizia, di fatto non ci fosse questo, non se ne parlerebbe. C'è sempre qualcuno che dice: ma scusa, c'è un'esigenza sociale. Ma come, scusa, un'esigenza sociale la metti a carico di un altro proprietario entrando a casa di quello e occupandogliela? Aspetta. Il comune di Roma aveva avuto l'idea geniale di dare la residenza e l'allaccio delle forniture agli occupanti abusivi. Dice: ma quelli ci hanno bisogno. Ho capito, ma se tu fai un'operazione di questo genere è un'ulteriore forma di legittimazione. Poi era stata manifestata l'intenzione, pare si siano fermati, di comprare con i soldi pubblici degli immobili occupati per lasciarli agli occupanti. Poi è andato, ve lo ricorderete, in un immobile occupato un paio d'anni fa, l'elemosiniere Vaticano, a riattaccare la corrente. Adesso la notizia di questa mattina, bisogna fare i complimenti al tempo di Roma che l'ha tirata fuori, è che nel nuovo piano per il bando per diventare assegnatari di una casa popolare, tenetevi forte, allacciate le cinture. Se siete occupanti abusivi avete 8 punti che vi vengono dati in graduatoria. Se siete anche stranieri immigrati altri 4 punti. Quindi poniamo il caso che ci sia un immigrato, uno col permesso di soggiorno, eccetera, che ha occupato abusivamente un immobile, c'ha 12 punti di vantaggio rispetto a un richiedente ordinario. Quindi ti sei messo in lista regolarmente, sei un coglione. Sei un occupante abusivo, più 8. Sei un occupante abusivo e anche immigrato, più 12. Fantastico, no? Ditemi quello che... io non so più che dire, ditemi. E intanto il sindaco Gualtieri fa i selfie, fa i video, è diventato un influencer, si mette il caschetto, fa il figo, fa il fenomeno. Ecco, dite in modo british, con garbo, la vostra, e dite anche quello che vi viene dal cuore, al sindaco di Roma. Ciao a tutti.